La donazione del sangue è un atto quanto mai importante al giorno d'oggi. E se le Marche sono state sempre conosciute come una regione autosufficiente, non ne bisogna mai abbassare la guardia, ma serve una capillare opera di sensibilizzazione tra i giovani per garantire la sostenibilità del sistema trasfusionale futuro. Anche per quest'anno, secondo i dati dell'AIVIS, le scorte di sangue delle Marche sono state sufficienti a coprire i bisogni, ma ora, nel 2011, l'obiettivo ritorna ad essere il coinvolgimento di quella fascia di popolazione giovane che spesso non conosce neppure la donazione. Uno dei canali, quello che l'AIVIS considera maggiormente importante, è la scuola. Per questo motivo, da alcuni anni, la sezione comunale di Apiro organizza interessanti iniziative che vedono il coinvolgimento degli istituti scolastici. Non ultima, la quarta edizione del concorso Auguri AIVIS, che ha visto il coinvolgimento degli alunni delle elementari e medie. Per l'occasione sono stati presentati diversi elaborati in cui viene ricordato l'imminente anniversario dei 40 anni della sezione maceratese. Il 4 dicembre del 1971 venne fondata l'AIVIS di Apiro, che oggi può contare su oltre 80 donatori. La cerimonia di premiazione del concorso si è svolta nel gremito teatro Giovanni Mestica. È stata un'occasione importante per fare il punto sul lavoro svolto nel 2010 e su quanto si intende fare per il futuro. A maggio, infatti, verrà inaugurato il Parco AIVIS, in cui verranno installati diversi giochi per bambini donati proprio dalla sezione di Apiro. Il tema del concorso di quest'anno, il quarto concorso di disegno Auguri AIVIS, era il 40° anniversario dell'AIVIS comunale di Apiro. L'AIVIS comunale di Apiro è stata istituita nel 4 dicembre del 1971 e quest'anno abbiamo deciso di ricordare l'avvenimento con una serie di iniziative. Abbiamo già iniziato nel mese di maggio dello scorso anno con l'estempore di disegno riservata ai ragazzi della scuola media. Quindi questa sera andremo a premiare i ragazzi che hanno partecipato a questo quarto concorso di disegno. Infine, nel mese di maggio 2011 andremo a organizzare la prima festa del donatore, un'iniziativa per ringraziare tutti coloro che si sono impegnati in tutti questi 40 anni per promuovere le attività dell'AIVIS comunale di Apiro. Ci sono stati dei segnali di crescita anche grazie a questi bambini che sono stati coinvolti, perché l'iniziativa, che riguarda un po' tutta la provincia di Macerata, è stata creata proprio per sensibilizzare gli adulti a donare il sangue, di cui c'è sempre bisogno, perché è un farmaco che non può essere riprodotto in laboratorio. Sì, ovviamente devo ringraziare anche tutto il consiglio direttivo per questa iniziativa che portiamo avanti da 4 anni, e quest'anno in particolare, nel 2010 in particolare, c'è stato un aumento di oltre 20 donazioni rispetto a quell'anno precedente e 13 nuovi donatori. I bambini hanno fatto dei lavori molto belli, perché poi sia quelli delle elementari che delle medie si sono cimentati a più non posso per davvero rendere l'idea di che cosa è l'AIVIS, che cosa rappresenta l'AIVIS. Quest'anno abbiamo due categorie, si è deciso di non scegliere il primo, il secondo e il terzo, perché quello che conta è il messaggio che vogliono trasmettere questi ragazzi. Sì, è stata una nostra scelta di quest'anno, visto anche l'impegno e la fantasia che i ragazzi hanno utilizzato nel realizzare questi disegni, questi elaborati, di non scegliere un primo, secondo e terzo classificato. Ancora un passo avanti quindi per l'AIVIS di Apiro, che ha fatto molto e continua a fare tanto nella sua missione di promozione e diffusione di cultura della salute e della solidarietà, cercando il contatto con tutti i cittadini fin da piccoli, perché l'educazione parte proprio da lontano. Creare nelle scuole piccoli gruppi di donatori di sangue, coinvolgendo i genitori e gli insegnanti, ha fatto sì che aumentasse il numero di donazioni. È questo l'obiettivo che intende portare avanti il gruppo provinciale di Macerata, per garantire che anche nel 2011 le Marche possano essere autosufficienti e possano aiutare le altre regioni. Il nostro messaggio è quello di arrivare oltre che far capire l'importanza della donazione del sangue alle persone che sono in grado di donare il sangue. Noi stiamo cercando di fare in maniera di catturare, se così possiamo dirlo in termini molto espliciti, il trentenne, il quarantenne, che per noi è nella condizione ottimale come figura di donatore. E lo facciamo utilizzando il bambino, ma non utilizzandolo come scambio di merce. Cioè, educhiamo il bambino al senso della donazione affinché porti a casa il nostro messaggio, che poi ritorni a noi attraverso lui nel futuro, il padre e la madre, in termini reali, immediati.
È importante una buona informazione, questo, su questo aspetto voi ci tenete molto, perché spesso si pensa che per donare il sangue chissà che cosa, a che tipo di trattamento bisogna sottoporsi, oppure si pensa che bisogna intraprendere tante strade, la burocrazia. In realtà è semplicissimo, ci sono sezioni che sono aperte in orari stabiliti, basta informarsi, c'è il sito internet anche per quanto riguarda ogni singola associazione, persino quella provinciale, e c'è anche la nostra trasmissione. È vero. Io ringrazio voi in particolare che ci date una mano notevolissima nel veicolare il nostro messaggio. Essere donatori è semplicissimo, le condizioni sono soltanto tre: la buona salute, l'età maggiore, avere 18 anni e fare accertamenti clinici che sono a nostro carico. Accertamenti clinici che nel tempo danno dei vantaggi eccezionali. Io lo dico per esperienza diretta, perché è scientificamente provato che il donatore che dona il sangue, il maschio in particolare, che dona il sangue in termini nella consentiti della legge 3-4 volte l'anno, perché il maschio dona ogni 3 mesi, la donna dona ogni 6 mesi, per il maschio il vantaggio è notevole, addirittura riduce il rischio cardiovascolare dell'86%. Questo lo dico perché donare non è soltanto l'atto di amore, che è indiscutibile, noi dobbiamo imparare a fare atti di amore, ma perché c'è anche tutto sommato un ritorno verso il donatore. Per quanto riguarda il concorso, i ragazzi di Apiro hanno dato sfogo a tutta la loro creatività, sviluppando e interpretando in modo originale il tema dei 40 anni della sezione. Sono stati consegnati ben 12 premi, di cui 6 di prima categoria, mentre gli altri studenti hanno potuto partecipare alla ricca lotteria promossa dall'ADIS. Gli interventi degli ospiti sono stati intervallati dall'esibizione canora dei bambini della scuola elementare. Ancora una volta, quindi, Apiro si è confermata come una città sensibile, dove è forte lo spirito solidaristico ed il senso di appartenenza alla comunità. Per Apiro, ma non solo per Apiro, è veramente l'Avis un fiore all'occhiello, tanto più che quest'anno l'Avis di Apiro, la sezione comunale di Apiro, festeggia i suoi 40 anni e proprio questo parco lo dedicheremo all'Avis. Ma questo è un piccolo, il primo passaggio per poi completare, diciamo, questo progetto, che sarà un progetto ambizioso, soprattutto dedicato a bambini, ma proprio per promuovere questa grande famiglia che è l'Avis regionale, dove tutti quanti dobbiamo, come dire, dare il sostegno, soprattutto perché ha un aspetto sociale e umanitario di grande rilevanza. E poi l'Avis ha stimolato la vena artistica di tutti i bambini e ragazzi qui di Apiro, che hanno presentato degli elaborati molto interessanti che quest'oggi ci accingiamo a premiare. Assolutamente vero, quindi va un ringraziamento personale, ma di tutta l'amministrazione, al suo presidente Alberto Bevilacqua, che veramente con questa iniziativa, che ormai è da anni che la promuove, è un'iniziativa di grande importanza, dove stimola proprio il valore che è la donazione. E questi ragazzi di Apiro, non solo da Apiro, perché anche l'Avis comunque ha collaborato con altre attività simili a queste, con altre sedi comunali, e quindi ha dato questo valore aggiunto, che veramente è uno stimolo per i giovani, uno stimolo importante. Speriamo che tutti o quasi tutti lo coglia con positività. Io stesso faccio parte dell'Avis da ormai un paio d'anni e lo faccio per un senso di dovere, perché se posso, secondo me devo. Poi organizza l'Avis di Apiro tantissime manifestazioni durante tutto l'arco dell'anno, anche questo è un segnale positivo perché rende sempre più dinamica una comunità che è comunque molto coesa come quella di Apiro. Eh sì, l'invito a partecipare è sempre aperto a tutti, quindi questa è una cosa su cui l'Avis punta molto e è un punto di forza. Quando è scattata la molla di diventare donatore Avis, magari grazie proprio a una delle manifestazioni promosse? Sì, grazie anche a degli amici che già erano all'interno. Dicevano sì, ma dai, dopo non sapevo come avvicinarmi, dopo un giorno c'era una manifestazione, l'elettrocardiogramma al per il pubblico facevano, sono passato là e da quel giorno sono donatore anch'io. Ci sono problemi qui nei piccoli comuni per donare sangue, oppure si può fare senza grosse difficoltà? Anche questo è una cosa che forse trattiene delle persone a fare la donazione. Spieghiamo un po' come funziona. La donazione è semplicissima, perché basta recarsi là e l'unico piccolo cavillo che magari potrebbe uno trovare, che magari chi fa cure odontoiatriche, viaggi all'estero, piccoli controlli che però servono. Thank you.
Se nella vita sei un tipo positivo o negativo, a noi non importa. Paola deve la sua vita a Maisha, donatrice di sangue Avis da 10 anni. Paola oggi ha un futuro nuovo, anche grazie ad Avis. Grazie. Prego. Chi dice che i legami di sangue non contano, si sbaglia.